sindaco di Rovigo. E lei ha insediato ieri sera il consiglio comunale. Sono questi i primi giorni, direi, caldi del mandato. Sì. Un ricordo positivo e uno negativo di questi primi giorni? Beh, ricordo quello più bello è che da ieri mi sento realizzato, nel senso che ho tutti gli organi istituzionali che funzionano. Direi che il momento più bello è stato però quello dell'insediamento della Giunta, perché il primo periodo che ho trascorso da solo, in effetti sentivo e provavo proprio un senso di solitudine e quasi di impotenza, di incapacità, perché dicevo come faccio da solo. E quindi nel momento che invece sono arrivati gli assessori ho provato un senso di liberazione, dico finalmente ho delle persone che mi aiutano. Poi ieri con l'insediamento del consiglio abbiamo realizzato quello che bisognava fare, e quindi da oggi mi sento un attimino un po' più libero, nella pienezza, in grado di poter fare, di poter andare avanti, di poter realizzare quello che ci siamo proposto. Un ricordo invece non positivo? Non ricordo non positivo, c'è stato qualche scaramuccia ieri sul fatto, per esempio, che era scivolato fuori, diciamo, adopero questo termine improprio, il nome del Presidente del Consiglio. Quasi mi hanno accusato di aver voluto scavalcare il Consiglio. Io ho detto che pur essendo un sindaco nuovo, ma insomma le cose banali le conosco anch'io, quindi mai mi sarei permesso di indicare il nome del Presidente del Consiglio prima che il Consiglio lo votasse. Grazie.